E benvenuti in questo nuovo video, ragazzi. Oggi vedremo Saints Row the full package. Praticamente Saints Row con tutti i DLC, tranne due che sbilanciavano troppo il gioco. E questo si tratta di un gioco molto molto vecchio. Se non sbaglio, uno dei DLC è uscito nel 2012, quindi il gioco probabilmente è uscito ancora prima, non lo so, non mi sono informato. Ma l'ho preso per Nintendo Switch, costa 40 euro, quindi non costa pochissimo. Però io ci ho già giocato, non l'ho finito, credo, ma mi ricordo che è molto molto divertente, anche molto molto ignorante. Quindi la mia idea è di giocarci come gioco divertente, come gioco così, sciallo, per farsi una partitina ogni tanto, fare qualche missioncina così, distruggere qualcosa. Io non ricordo se era il 4 oppure il 3, quello in cui praticamente a una certa si sbloccano i superpoteri. Ma mi sembra che era questo. Mi ricordo benissimo che ci sono armi a forma di dildo. E quindi diciamo che il gioco è abbastanza particolare. Vediamo extra, opzioni, comandi. Non ce ne frega niente. Schema comandi, difficoltà normale. Display, ci sono i sottotitoli. Impostazioni schermo. Un po' più di luminosità per me non guasta mai. Audio, sottotitoli. Sì, ok, radioveicolo sempre. Allora, io radioveicolo lo metterei manuale perché non vorrei avere problemi con il copyright. Cos'è modalità l'orda? Non lo so. Andiamo di campagna, nuova partita. Io sto iniziando adesso. Se avete visto il video precedente su Luigi's Mansion, vi invito a farlo. E avrete notato che io lo stavo ancora scaricando il gioco, quindi andiamo normale, dai. Luminosità, vabbè, praticamente ci ho fatto impostare quello che è. Il gioco è in inglese sottotitolato in italiano, quindi io spero che l'introduzione non sia troppo troppo lunga. Mi ricordo comunque la prima parte, me la ricordo. Il gioco è stato aggiornato da poco con una sorta di patch per migliorare le prestazioni. Quindi diamogli una possibilità e vediamo che cosa succede, insomma. Conquest. Conquista. Leggiamo i sottotitoli, che forse è che in questo caso sono i sovrattitoli perché stanno in alto. La storia dell'umanità. La musica, alziamola un po' epica. Fin dai tempi più remoti, i grandi leader nacquero da umili origini per diventare un cazzo. Bene. E così fu per i Third Street Saints. Dopo la conquista di Stillwater, la piccola gang è diventata un caso mediatico. Sì, perché i primi erano roba di gang, un po' tipo GTA. Un film sui Saints è in produzione. Johnny Gat, Shaundi sono icone del pop. Beh, che cazzo se ne frega di Pierce. Il punto è che i Saints sono sulla cresta dell'onda e ogni organizzazione criminale vuole la loro testa. Era solo una questione di tempo prima che qualcuno dichiarasse guerra ai Saints. Che poi già questa canzone qui, secondo me, mi farà dare il copyright al canale. Io spero di no. Vabbè. Vabbè. Ok. Quindi avete capito già dall'introduzione che il gioco non è normale. Cioè, è parecchio fuori di testa, ma parecchio, eh. Ok, qui stanno caricando di mazzate un tizio. In 2, 4, 5 persone. Complimenti, 5 contro 1. Ma arriva la... Ah, è una pubblicità praticamente. L'energy drink dei Saints Row. Bang, sbetabang, sbrengete. Un po' alla Bruce Lee, però di colore più scuro. Insomma. E la Madonna, pure l'onda energetica, ragazzi. Insomma, questa bevanda energetica e vai. E fa pure la schiacciata. Ci sta, dai. Super excellent. Proibito in California. Pubblicità giapponese, un modo facile per fare i soldi. Ci aspetta un bottino sostanzioso, sei pronto? Non ti preoccupare, so cosa fare. Guarda che tu sei solo uno spettatore, quindi vedi di non tirartela troppo. Sono un attore serio, se devo calarmi nel ruolo di un Saints e essere credibile, devo fingere che sia reale. Ah, ok, è un film praticamente. Ok. Che c'è? Ah, bello. Ammazza che mascheroni, oh. Non c'è bisogno. Chi non si maschera da Johnny Gat? Johnny Gat mi sa che era uno dei protagonisti del primo. Postmodernissimo. Ok, non ho letto.
Va bene che vogliono girare un film sui Saint, ma dobbiamo proprio portarci dietro. Vabbè, ma io non leggo. Dopo Notre Dame, John sta semplicemente studiando Soreda. Spero che abbiamo finito bene. Signore e signori, che nessuno si muova. Scusa, ho fregato la battuta, rivediamo. Sapete tutti cosa dovete fare. Ma è un film o è... Ok, sì, è un film. Stai ferma, puttana, non fare lo stronzo. Che cazzo di banda siete? È un gruppo di cagasotto. Dovreste tremare tutti, eh? Stanno facendo no fear. Ok. Era da girare il film, ma in realtà, a quanto pare, è un'imboscata, è un agguato. Il piano è proprio quello, perfetto, vai. Ok, era un agguato, insomma. Si inizia così, proprio subito nel vivo dell'azione. Questo gioco è tutta azione, ragazzi, non è nulla come dire, da scervellirsi. È molto molto demenziale. Uccidi le guardie. All'inferno vuoi giocare? Ok, io vorrei evitare di farmi flaggare il canale. Sappiamo benissimo che noi siamo un canale family friendly, no? Ok, come si ricarica? In tutto questo sto cercando di capire i comandi. Ok. Gesù ha dato un calcio, se ne è caduto per terra. Madonna santa. Uno peggio dell'altro, proprio. Uno peggio dell'altro. È come avere una sorta di GTA sulla Switch. Però con i superpoteri, che è la cosa più bella, secondo me. Perché io mi ricordo. Stavo vedendo se si poteva. Se si poteva beccare il. Cioè, se si poteva prendere il fucile, ma no. Ma perché sono mezze nude ste tizie? Ok, dove dobbiamo andare? Per andare, dove dobbiamo andare? Per dove dobbiamo andare? Vai alla cassaforte, ok. A sto punto la facciamo la rapina. Non riesco a respirare. Minchia, sta rovinato sto tizio. Non riusciamo ad aprirla. Pronti con il piano di riserva? Josh, vieni qui. Ho quali strumenti compagni? Vabbè, leggete voi, dai, senza che ve leggo tutto. Dai, falla saltare in aria, su. Come vedete, anche il linguaggio è molto family friendly. Forza, all'opera. Dove devo andare? Ok, allora, diciamo che si vede che i controlli sono di un gioco abbastanza vecchio di concezione. Però ripeto, ragazzi, cioè, stiamo parlando di Switch. Che vuole questa? Firma l'autografo. È solo che se ora muoio, qualsiasi cosa dovrà fare. Ma sono troppo veloci però. Io purtroppo quando voi quello, l'audio che sentite voi, io praticamente non lo sento. Cioè lo sento bassissimo. Quindi piazza gli esplosivi. Ok. Dicevo, però voi dovete calcolare che voi in Switch, cioè a sto gioco ci potete giocare al cesso, sull'autobus, sul treno. Cioè stiamo parlando comunque di tanta roba, secondo me. Cioè la grafica conta fino a un certo punto quando il gameplay è divertente, e vi assicuro che questo è molto divertente. Che deficiente. Questo è un deficiente comunque, eh. Cioè fa solo danni. Mi alzo un po' l'audio. Ok, ma io voglio togliermi A più L, cambiarmi. Ok, con la levetta sinistra. Minchia, ho armi infinite. Dove devo andare? Che cazzo? A flashbang. Ah, perché adesso arriva la SWAT. Bene. Oh, morite mai? Schiatta, porco Giuda. Ma le armi non le prende? Oh sì. Però io ho i controlli che sono un po' troppo lenti. Opzioni comandi. Sensibilità verticale. Sensibilità orizzontale. Vediamo così. 66 se va meglio.
Sì, va molto meglio, decisamente molto meglio. Ma non c'è un tipo un fucile a pompa? Eccolo. Io col fucile a pompa mi trovo sempre meglio. Si vede che siamo in tutorial, eh? Non prendo praticamente danni. Come si corre? Non si corre? Ok. Mori? Oh! Non riuscivo a beccarlo. Certo, pure io con la pistoletta c'ho i mega cosi e poi uso la pistoletta. Chi c'è? Ok, schiatta pure tu. Chi sono questi tizi? Un mucchio di coglioni. Y, raccoglio scudo da sommossa. Interessante. La miseria. Perché la pistoletta? No, 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 no. La togli sto scudo da sommossa. Voglio la roba seria io. Schiatta, schiatta, schiatta. Certo, ho tutte ste pistolate. Sono morto? No. Ok. Ci sono venuti a prendere, raga. Dicevo, come potete notare, la pazzia di sto gioco è abbastanza evidente. Che cazzo sono? Ma che è la cassaforte? Sì, è la cassaforte, decisamente la cassaforte. Questi sono pazzi. Ah, non posso muovermi in realtà. Ah, perché sto appeso, giustamente sto appeso al gancio. Perché si elettrificano quelli? Ah, perché esplodono sti cosi, ok. Ma pure l'elicottero! Ma tutti da me? Oh, 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 calmo. Dai, è una figata comunque, raga. È una figata. Non è uscito adesso. Questo è uscito tipo a maggio, se non sbaglio. Oh, oh, bello. Bello. Ecco, bravo. A posto, falli fuori tutti. Altri? È un po' difficile mirare in realtà, anche perché ho pure aumentato la... Oh, 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 oh. Io non so se devo sparare all'elicottero, se serve a qualcosa o meno. Che cazzo? Oh mio Dio. Questi sono pazzi. Certo che... un po' assurdo, eh. No, ovviamente il realismo non fa parte di sto gioco, già dall'inizio della storia. Però è fighissimo, raga, è una figata. Cioè, è una figata proprio. Oh, oh, oh. Un po' di questi. Via, via. Sto sparando a caso perché non riesco a mirare in realtà. Ma c'è una sorta di automira, perché col controller senza automira fai poco, eh. Opzioni comandi. Accovacciamento, fotocamera, inverti. Mira assistita, sì. Minchia, meno male che c'è la mira assistita, oh. Pensa se non c'era. Pensa se non ci fosse stata in realtà in italiano. Però vabbè. Allora forse se uso il trucchetto del mirare. Ma no, ma vedi, ma mira assistita un paio di palle. Via, via. Fuori tutti, vai. Questo secondo me non serve a una mazza sparargli. Non schiatterà mai sto coso. Ma invece schiatta. E invece schiatta. Oddio, è schiattato sul mio però. No. Dopo tutto sto casino, mi hanno pure beccato. Rispetto dai Saints, 1. Livello 1, penso, immagino. Quindi mi sono culati. Inizia benissimo. La risoluzione è un po' bassina, eh.
È un po' bassina la risoluzione. Questo non è neanche 720, secondo me. Dico, forse 720 sì, oppure 980, non lo so. Personalizza personaggio. Corpo, volto, caratteristiche, corona, fronte, sopracciglia, occhi. Allora, vediamo prima solo se si può fare capelli, testa. Bello. A me mi devi dare il pelato. Ma cos'è? Ma quanti ce ne sono? Oh, peluria viso. Madonna, spettacolo, ragazzi. È incazzoso però, eh. Barba scura. Sopracciglia. Uomo al naturale, donna al naturale. Rimaniamo uomo al naturale. Occhi, colore occhi azzurri. Minchia, l'editor è pauroso però, eh. L'editor è pauroso. Praticamente abbiamo un Pietro incazzato. Abbiamo decisamente un Pietro incazzato. Forse non mi convincono molto, non mi convince molto la barba, ma questa è una cosa che faremo dopo. Voce, complimento, provocazione, voce. Mi piace più questo. Ragazzi, questo era Saints Row, era proprio l'inizio, l'inizio di Saints Row 3. Se vi va, io vi faccio vedere qualche altro gameplay. Se volete aiutare il canale, mettete un like, condividete il video e iscrivetevi. Noi ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao!